Eccoci qua a parlare di istituzioni. Quindi in questa video lezione andiamo a capire meglio che cosa sono le istituzioni e che differenza c'è tra istituzioni e organizzazioni. Allora, innanzitutto diamo una definizione bellissima del libro Sociologia Concetti di base che io vi consiglio sempre caldamente. Un apparato preposto allo svolgimento di funzioni e di compiti che hanno a che fare con l'interesse pubblico, quali l'educazione dei nuovi membri, quindi istituzioni scolastiche, la cura della salute, quindi le istituzioni sanitarie, l'amministrazione della giustizia, ossia le istituzioni giudiziarie, e la difesa del territorio, quindi le istituzioni militari e quant'altro. Quindi è un apparato che svolge delle funzioni e che hanno dei compiti, hanno a che fare con l'interesse pubblico. Ecco la differenza appunto tra organizzazione e istituzione. Allora, le organizzazioni sono un insieme di risorse materiali e umane che si coordina in modo strutturato per il raggiungimento di uno scopo. È un ente quindi che compie delle azioni. Invece le istituzioni sono un insieme di regole e di norme che rendono possibile il coordinamento delle organizzazioni. Quindi sostanzialmente le istituzioni è qualcosa che non è un ente come un'organizzazione, ma è un insieme di regole e di norme. Quindi è importante sottolineare, cioè delle volte le istituzioni rendono possibile il coordinamento delle organizzazioni. Ok? Che cosa vuol dire istituzionalizzazione? Beh, è un continuum che va da un alto livello di istituzionalizzazione, quindi dove ci sono tante istituzioni, e a un basso livello di istituzionalizzazione. Ovviamente noi viviamo in una società evoluta, diciamo, rispetto ad un paese del terzo mondo, abbiamo un alto livello di istituzionalizzazione perché è tutto istituzionalizzato, buona parte, anzi delle volte fin troppo. Ecco che vediamo qui il continuum, no? In salita dall'istituzionalizzazione bassa all'istituzionalizzazione alta. Eccolo qua. Ci sono alcuni fattori che delineano appunto il grado di istituzionalizzazione. Innanzitutto il sistema di regole, cioè se le regole sono rigide o flessibili. Più è rigido, più siamo nell'istituzionalizzazione alta. Più è basso e flessibile, più è bassa l'istituzionalizzazione. Poi c'è l'accettazione o interiorizzazione delle regole, cioè se vengono accettate e interiorizzate da parte della società oppure no. E poi il tipo, l'intensità delle sanzioni, cioè che tipo di sanzioni ci sono. Pensiamo per esempio a un'istituzionalizzazione che viene chiamata totale, come può essere un convento, come può essere un carcere, dove c'è ovviamente un sistema di regole molto rigido, dove c'è per forza un'accettazione, no, delle norme, perché sei in un convento o in un carcere, e le sanzioni ovviamente se trasgredisci sono alte, cioè da un lato soprattutto nelle carceri ti aumentano la pena. Ok? Quindi questo è il processo di istituzionalizzazione. Come avviene il ciclo di vita delle istituzioni? Beh, allora nascono e scompaiono le istituzioni, ma molto più lentamente degli esseri umani, cioè non è il ciclo di vita che abbiamo noi, cioè le istituzioni cambiano, per esempio l'istituzione del matrimonio rispetto a come al tempo di mia nonna, dove l'istituzione del matrimonio era fondamentale, adesso ha un po' cambiato la sua rigidità, il suo approccio. Quindi la domanda di riflessione che ti pongo è: il matrimonio è ancora un'istituzione? Rappresenta ancora un'istituzione ad oggi? E come è cambiata, come si è evoluta nel corso dei secoli? Benissimo, io ti aspetto nella prossima puntata per continuare il nostro percorso di sociologia.